Ciao a tutti ragazzi, qui Spartano 117 e benvenuti in questa nuova guida alle armi su Battlefield 4. Quest'oggi andremo a vedere il PDWR, ma prima mi scuso per la mia voce da semitranvione che ho ancora. Purtroppo non sono ancora guarito, sto ancora abbastanza male, però non volendo far saltare la programmazione video, cosa che mi sono ripromesso di non fare assolutamente, farla saltare si intende, eccoci qui con questo video. L'arma di oggi, come ho già detto poco fa, è il PDWR, consigliata da molti e ne sono rimasto abbastanza sorpreso. Di tutte le armi presenti in questo titolo, davvero non pensavo che proprio questa suscitasse molto interesse. Guardando schermo vi metterò un commento di un ragazzo che mi ha fatto ridere nel leggerlo, semplicemente perché aveva fottutamente ragione. L'ha messo un paio di giorni fa, 2 o 3 giorni fa, e io allora l'avevo già usata poca, ma agli inizi proprio del titolo. Quindi ho ripreso un po' in mano, il PDVR, ho fatto sulle 150 uccisioni in 2 giorni, giusto per sbloccare gli accessori, vedere un po' come funziona con i vari, appunto, accessori che ho sbloccato, e farmene un'idea, e devo essere sincero, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Innanzitutto, guardiamo le statistiche. Non sono niente di che. Come statistiche avremo un danno massimo di 25, uno minimo di 15,4, discesa del danno dagli 8 50 metri, e per ucciderci vorranno dai 4 ai 7 colpi in modalità normale e 3 o 4 in modalità fanatico, veterano, hardcore, come preferite. Il rateo di fuoco è di 750 rpm, e il tempo di ricarica dei caricatori di 31 colpi va dai 2,5 ai 3,4 secondi. Quindi diciamo che a livello di valori come parametri non ha niente di speciale assolutamente. Andando ad analizzare invece il test sul rinculo, noterete che l'arma è veramente molto precisa, sia nel fuoco mirato che non mirato. Infatti la croce del cono dove andranno i proiettili, la croce della mira tecnicamente, è veramente piccolo. Il rinculo è principalmente destra, quindi sarà anche abbastanza facile controbilanciarlo tenendo l'analogico o il mouse verso sinistra. Gli accessori da utilizzare sull'arma, infine, sono un mirino reflex o coyote, perché comunque, come dico sempre, va bene, anche ve lo so ripetere, se non niente zoom, un puntino semplice per prendere bene la mira, vi basta e avanza, diciamo così che facciamo prima. Un mirino laser per migliorare del 100% tecnicamente, per rendere perfetta la precisione del fuoco non mirato, e una canna pesante. Canna pesante è facoltativa perché andrà a migliorare la precisione dell'arma, andrà ad aumentare il valore che sta a indicare la precisione, ossia quanto i colpi andranno dritti. Qualora non doveste riuscire a controbilanciare il rinculo, in ogni caso vi consiglio di usare un compensatore o un freno di bocca, perché andrà a aumentare la stabilità al contrario della precisione, ma questo sta a voi decidere. Sconsiglio un silenziatore semplicemente perché ridurrà la precisione del fuoco non mirato e la portata. La portata non è già il top di suo, la precisione del fuoco non mirato è il punto forte dell'arma, quindi lo sconsiglio proprio a livello logico. Non avrebbe senso utilizzarla, praticamente toglie tutti i buff dell'arma e la lascia un'arma normalissima. Infine, caratteristica importante, qual è il punto di forza dell'arma? Probabilmente con il discorso che ho appena finito di fare l'avrete già capito, ossia il fuoco non mirato. Anche riguardando il test sul rinculo, noterete che anche se la precisione del fuoco mirato non è pessima, la parte focale, la parte più importante è quella del non mirato, perché spesso nelle armi è molto evidente il contrasto tra il fuoco mirato e il fuoco non mirato. In questo caso non è molto evidente, ma la caratteristica che più si nota è che quello non mirato sia così tanto stabile e preciso, ed è proprio quello il fattore principale di questa arma, il suo punto forte. Quando voi sarete in una mappa a giocare, innanzitutto non dovrà essere una mappa troppo ampia, perché assolutamente è da evitare, perché comunque sulle medie e lunghe distanze, sì, sparando a raffiche più o meno sarà precisa, ma allo stesso non rende tanto quanto un fucile d'assalto o una carabina. Ma in secondo luogo, nelle mappe strette o comunque entro i 20 metri, quest'arma riesce a fare veramente delle stragi, semplicemente guardando le clip in sottofondo in Operation Locker, operazione prigione come preferite, vedrete quanto stabile rimane sulle corte distanze e quanto letale sia, perché seppur avendo solo 31 colpi in caricatore e un ratio di solo 750, sottolineo solo, non è che sia proprio una merda, ma rispetto a molti altri PDV è un po' basso, comunque anche con un ratio così, comunque resta davvero un'arma letale, ed è proprio su questo fattore che dovrete concentrarvi, il non mirare. Detto questo, quello che dovevo dirvi sul PDVR è tutto. Innanzitutto ringrazio tutti i ragazzi che me l'hanno consigliato, perché mi hanno fatto scoprire l'arma dei miei sogni. Sono commosso. Stronzata a parte, poi in secondo luogo vi ringrazio come al solito per tutti i commenti che mi mettete, tutti i mi piace, i voti, tutto in generale, tutto il vostro feedback, davvero mi rende veramente entusiasta nel creare ogni volta un video nuovo. Vi invito come al solito a lasciare il commento con l'arma che vorreste vedere, che io la metterò in lista. E noi ci sentiamo al prossimo video tra 2 giorni. Ciao a tutti ragazzi!